Buon pomeriggio a tutti, sono le 17.05, diamo inizio a questo interessantissimo mercoledì dell'oncologia di IOM con un argomento che fa parte della discussione quasi settimanale in ogni unità operativa di oncologia, perché la disputa scientifica ovviamente fra oncologi medici e urologi su come gestire e poi comunicare soprattutto al paziente. La situazione delle neoplasie, delle ripiene neoadiuvanti e neoplasie resecabili, che apparentemente sembra risolta dalla letteratura e dalla scienza, è invece un'applicazione clinica molto, molto complessa. E per questo ringrazio Nico Silvestri, Suco De Giorgi e Marcello Tucci del Direttivo Nazionale IOM per aver proposto questo tema, che è un tema a mio modo di vedere molto interessante. Ce lo dimostra anche la presenza, nonostante sia un pomeriggio primaverile, di molti colleghi oncologi che si stanno collegando a IOM TV. Ricordo a tutti che IOM TV è un canale YouTube e quello che stiamo facendo qui è registrato e può essere visto in diretta e può essere visto anche in differita. Per i colleghi chirurghi, e per chi non fosse ancora iscritto al canale YouTube, che non è un social, IOM TV, invito tutti a iscrivervi perché riverseremo su IOM TV e stiamo riversando anche nei vari sottocapitoli tutte le attività di IOM. Quindi, con piacere, do la parola al consigliere nazionale Ugo De Giorgi e al dottor Giuseppe Simone per moderare questo interessantissimo webinar del mercoledì. Grazie e buon lavoro. Grazie mille. Introduco Giuseppe Simone per chi non lo dovesse conoscere, è un urologo, ha preso il posto di Michele Gallucci nella direzione dell'urologia di Regina Elena e quindi ha preso un'eredità importante anche per noi oncologi che ci occupiamo di oncologia urologica. Sull'idea di Nico Silvestris si è avviato così il programma di questo meeting. Abbiamo scelto due giovani urologi, in qualche modo non ancora molto conosciuti dagli oncologi, e quindi questa è un'opportunità anche per conoscerli. Oltre a Giuseppe Simone, Carmen Maccagnano, che forse ancora non è collegata, che lavora all'Auxologico a Milano, che è il centro del professor Rigatti, dove fa scuola il professor Rigatti, quindi due scuole importanti dell'urologia oncologica italiana, ma due figure comunque giovani che possiamo conoscere quindi in questa occasione. E quindi do la parola a Giuseppe Simone per la sua introduzione. Intanto grazie dell'invito, l'argomento è molto interessante anche per noi, perché poi è la discussione anche dei chirurghi, quello di capire qual è il timing giusto per la cistectomia radicale, perché le evidenze su cui ci basiamo sono sempre le stesse, e siamo lì a ragionare di questo 5-8% di vantaggio in sopravvivenza, però poi di fronte a noi c'è un paziente che ha delle esigenze specifiche, che a volte è preoccupato dei possibili effetti collaterali della chemioterapia neoadiuvante, dei suoi possibili effetti collaterali e dell'impatto sulla direzione del trattamento, per cui c'è ancora, dal nostro punto di vista, la necessità di capire qual è la popolazione che realmente deve andare a chemioterapia neoadiuvante. Quindi l'argomento è sicuramente molto interessante, sono curioso di vedere cosa ne viene fuori. Va bene, allora niente, solo il programma. Ci sarà prima la presentazione, se non sbaglio, del caso clinico da parte di Vincenzo Favilla, e quindi ci sarà la presentazione da parte di Marcello Tucci dal punto di vista dell'oncologo in merito a questi argomenti, e poi il punto di vista di Carmen Maccagnano, che appunto si è ora collegata e ti abbiamo già introdotta, che poi seguirà. E ovviamente ci sarà spazio per domande e per la discussione. Quindi, se sei d'accordo, introduco quindi F Vincenzo per la sua presentazione del caso, Ugo, come scusami vedo se ti riuscire a scrivere. interrompo, mi ha scritto Nico che sta arrivando, quindi voi andate avanti, ma Nico arriva. Scusate Vabbè, poi dopo mi faccio. l'interruzione. Bene, buon pomeriggio. Innanzitutto grazie a IOM per il gentile invito. Sono Vincenzo Favilla, urologo, lavoro al Policlinico Universitario di Messina, sono un collaboratore del professor Ficarra.
Non so se riuscite a vedere la presentazione. Non ancora. Ora sì. Ok, bene. Adesso riuscite a vederla? Ok. Sì, bene. Sì. Allora, vi riporto un caso clinico abbastanza, diciamo, di frequente riscontro nella nostra pratica. Un uomo di 60 anni, fumatore da circa 30 anni di 40 sigarette al dì, è un iperteso, ma sostanzialmente non ha nessuna patologia degna di nota in anamnesi né progressi chirurgici. Quindi un paziente, diciamo, solo con un unico fattore di rischio, non ha familiarità, ma solo il fumo di sigarette. Ci viene trasferito dal pronto soccorso per una macroematuria con una lieve anemizzazione e un riscontro ecografico di una neoplasia, di una neoformazione vescicale abbastanza voluminosa di circa 6x4 cm. Il paziente viene sottoposto all'esecuzione di una TAC completa con mezzo di contrasto e la TAC documenta e conferma la neoformazione vescicale abbastanza voluminosa. Non documenta fortunatamente la presenza di linfadenopatie patologiche né di lesioni ripetitive a distanza. Inoltre, le altre vie escretrici risultano regolari, quindi non abbiamo segni di idroeteronefrosi bilateralmente. Il paziente, pertanto, viene programmato e sottoposto a una resezione transuretrale della neoformazione. La resezione risulta abbastanza completa. Apparentemente non vi sono segni di malattia residua dopo la TURBI e l'esame istologico che poi ci verrà comunicato a distanza di circa 2 settimane è quella di una neoplasia urotediale istotipo classico di alto grado con infiltrazione del detrusore senza CIS associato, quindi un T2-G3. A questo punto ci troviamo di fronte a una scelta. Sicuramente un paziente con una neoplasia non multifocale ha un istotipo urotediale classico, è estesa solo al detrusore interno, quindi un T2A. La resezione ci sembra essere stata condotta in maniera abbastanza completa, non abbiamo problemi di CIS associato, le altre vie escretrici alla TAC, gli staging risultano regolari, per cui un paziente sia fit per la cistectomia radicale che per un'eventuale proposta di trattamento chemio neoadiuvante o qualsiasi voglia trattamento di blood sparing trimodale. Quindi vengono in qualche modo suggerite al paziente queste tre opzioni terapeutiche: la cistectomia radicale d'Amblè con derivazione urinaria, alla luce dell'istologia che ci conferma un T2, una chemioterapia neoadiuvante ed eventuale cistectomia previo restaging con una TURBI profonda, oppure un trattamento trimodale, cioè ristadiare il paziente con una nuova TURBI e abbinarla alla chemio più o meno radioterapia, riservandoci alla cistectomia di salvataggio qualora vi sia persistenza di malattia muscolo-invasiva alla ristadiazione. Sappiamo che esistono ovviamente alcune indicazioni cardine, sappiamo che la cistectomia radicale è lo standard di trattamento per i tumori vescicali muscolo-invasivi, ci dà un'accurata stadiazione dell'estensione tumorale e anche del coinvolgimento linfonodale e sicuramente ci conferma in maniera completa anche l'esame istologico. Sicuramente è una procedura che sappiamo avere dei svantaggi, ha tuttora, malgrado i protocolli di raffinamento delle tecniche chirurgiche, l'ausilio della chirurgia robotica, delle metodiche di diciamo fast track post perioperatorio, comunque è gravata tutt'oggi da un'elevata morbidità e anche un certo tasso di complicanze, anche a seconda del volume chirurgico dei centri. È sicuramente una procedura che si associa al negativo impatto sulla qualità di vita e sulla funzione sessuale dei pazienti che vengono sottoposti a questo tipo di chirurgia pelvica. Sulla neoadiuvante sappiamo, anche in accordo alle nostre linee guida europea,
che ci sono dei vantaggi di circa il 5-8% di sopravvivenza. Sicuramente viene somministrata in un periodo pre-intervento in cui magari la tollerabilità e la compliance del paziente è ottimale. Ci possono essere sicuramente dei vantaggi anche dal punto di vista patologico. Tuttavia, sappiamo che anche in questo caso ci sono degli, diciamo, tra virgolette, svantaggi, cioè potrebbe in qualche modo avere il rischio di compromettere l'outcome oncologico qualora ritardassimo il tempo alla cistectomia, qualora quel T2 non sia stato adeguatamente stadiato. Vi è un rischio di overtreatment e sicuramente ancora oggi non abbiamo, probabilmente, poi vediamo, ci dirà il collega oncologo, dei fattori predittivi terapeutici di risposta importante. Pre-trattamento. Sulla trimodale, sicuramente il vantaggio è quello di garantire un'assoluta qualità di vita perché il paziente rimane con la sua vescica. Può essere un'alternativa ai pazienti magari non candidabili per una serie di comorbidità, alla cistectomia o che rifiutano il trattamento radicale, ma anche qui ci sono delle considerazioni che bisogna tener conto. Innanzitutto devono essere pazienti molto selezionati. Questo vi rientra perché non aveva una neoplasia multifocale, non aveva un cist associato, aveva una malattia SLT2, non aveva idronefrosi e comunque aveva una funzione vescicale per trattamento adeguata, non era stato sottoposto a trattamenti di resezione, per esempio. E sicuramente necessita di un ottimo debulking tumorale, quindi una completa resezione, tuttavia vi è un rischio di progressione e quindi sono pazienti che necessitano di uno stretto monitoraggio, di un follow-up stretto, devono essere presenti compianti e sicuramente nell'ottica un trattamento trimodale, la cooperazione multidisciplinare fra chirurgo, urologo, oncologo e radioterapista deve essere abbastanza, per così dire, stretta. A questo punto, alla luce di queste considerazioni, lascio la parola ai due colleghi, all'oncologo e al collega urologo, per le valutazioni del caso. Bene, direi di dare la parola direttamente a Marcello Tucci e poi fare la discussione alla fine. Grazie di Vincenzo. A voi. Vedo ancora lo schermo di Vincenzo, forse devo uscire. No, adesso condividi tu, Marcello. Sì. Io la lascio così la presentazione, abbiate pazienza perché non riesco a scorrere con la modalità presentazione, probabilmente c'è un problema di PC o di connessione. Perché neoadiuvante? In realtà io probabilmente in un paziente così avrei scelto di effettuare anche una chemioterapia neoadiuvante. Ci sono ovviamente delle motivazioni che forse possiamo considerare anche diciamo all'interno di un discorso che ormai è un discorso vecchio, perché parliamo di dati che non sono nuovi, onestamente. Oggi abbiamo anche l'affacciarsi dell'immunoterapia con intento perioperatorio, ma se parliamo della cosiddetta trattamento perioperatorio di tipo chemioterapico, beh, ormai è da tempo che abbiamo un'evidenza e abbiamo soprattutto in generale come gruppo multidisciplinare la percezione di quale sia l'entità del problema, perché in effetti se vediamo anche soltanto il centro di questa diapositiva, vedete che il 30% dei pazienti con diagnosi di tumore vescicale ha una malattia muscoloinvasiva localizzata, ma il 50% di questi diventerà una malattia metastatica. Non c'è dubbio, la cistectomia radicale con linfadenectomia adeguata rimane il gold standard. Possiamo parlare quali sono i casi in cui possiamo pensare ad una terapia trimodale, ma se pensiamo ad un trattamento localizzato per eccellenza, l'intervento chirurgico, pur nella sua complessità e nei suoi, diciamo, nelle sue comorbidità post-operatorie assolutamente non trascurabili, rimane oggi lo standard di trattamento. Ma se noi guardiamo questa casistica, che forse è una delle casistiche più quotate dal punto di vista sia del tipo del centro da cui deriva, sia del numero di pazienti, vedete che in qualche modo quando parliamo di cistectomia
colostomia radicale, parliamo sicuramente di un intervento efficace, molto efficace quando la malattia è organo confinata, ma quando la malattia è già, diciamo, estrascicale o c'è una malattia linfonodale associata, vedete che la probabilità di progressione di malattia o di sopravvivenza si riducono assolutamente in modo importante. Allora, oggettivamente non ci stupiscono questi numeri, ripeto, vecchi ma sempre attuali, che ci dicono che il passaggio delle dimensioni del tumore in senso incrementale in qualche modo riduce la sopravvivenza in modo importante, ma anche quando parliamo di un T2 vedete che la sopravvivenza ci può soddisfare fino a un certo punto, e quando consideriamo qual è la percentuale di interessamento linfonodale anche soltanto microscopica passando dal T1 al T4, vedete che questa percentuale è assolutamente non trascurabile in modo assolutamente esponenziale, ma comunque non trascurabile anche quando parliamo di una malattia T2. È importante l'interessamento linfonodale? Beh sì, è importante anche quando è microscopico, perché vedete che 2/3 dei pazienti fondamentalmente non sopravvivono fino a 5 anni anche con una malattia microscopica. Quando questa malattia microscopica è multipla e quindi non è il nodo solitario, vedete che la percentuale di sopravvivenza è del 18% a 5 anni. Quando parliamo poi di bulky disease ovviamente o di malattia al di sopra della biforcazione iliaca, vedete come inesorabilmente le percentuali di sopravvivenza si deteriorano. Questo è un dato importante, ma un dato secondo me ancora più importante è che quando abbiamo una ripresa di malattia dopo cistectomia, questo ci deriva sempre dalla casistica di Stein pubblicata su GSO nel 2001, beh, fondamentalmente questa malattia in ripresa è spesso una malattia che riprende a distanza, e comunque il tempo mediano alla ripresa è un tempo mediano molto precoce. Questo a voler dire siamo di fronte ad una malattia che comunque rimane, quando non controllata dall'intervento chirurgico localizzato, una malattia di una certa aggressività e a un certo grado di proliferazione. E se consideriamo, ma con questo ovviamente questa è solo una diapositiva di provocazione, quello che è stato l'impatto della cistectomia nelle ultime 3 decadi, beh, io non penso che si possa dire che in qualche modo l'innovazione delle tecniche chirurgiche anestesiologiche abbiano impattato su quelli che in realtà è l'impatto dell'outcome chirurgico sulla malattia in termini di sopravvivenza, ma questo ovviamente può essere punto di discussione successivo o comunque di discussione globale finale. Allora, ovviamente questo è un piccolo razionale, ma che deve essere secondo me pesantemente considerato, perché per dire probabilmente la cistectomia radicale, pur essendo il gold standard, non può essere considerato l'unico trattamento in un tumore della vescica muscolo invasivo localizzato, perché probabilmente noi dobbiamo parlare nella maggior parte dei casi di una malattia che è sì localizzata ma che vede la presenza di malattia micrometastatica, e di qui ovviamente il razionale per applicare dei trattamenti adiuvanti e neoadiuvanti. In particolare oggi abbiamo deciso di parlare del trattamento neoadiuvante. Trattamento neoadiuvante che ha sicuramente dei vantaggi e degli svantaggi rispetto al trattamento perioperatorio applicato in senso adiuvante. Ha già detto il collega urologo come in qualche modo ci sia una migliore tolleranza del trattamento chemioterapico prima dell'intervento chirurgico, un maggior livello di evidenza e anche la possibilità di avere una stadiazione clinica comunque che ci porta verso un certo tipo di considerazione per poterlo applicare. L'adiuvante ovviamente dal canto suo ha la possibilità di avere una stadiazione patologica che ci può indirizzare maggiormente rispetto a una personalizzazione del trattamento, ma sicuramente un più basso livello di evidenza e una scarsa tolleranza. Vi farò vedere anche le motivazioni che potranno ovviamente essere oggetto di discussione. Io non vi voglio annoiare con 1000 trial di neoadiuvante, vi faccio vedere rapidamente queste diapositive. Quello che vi posso dire è che sicuramente 2 trial fondamentali hanno fatto in modo di poter sdoganare il trattamento chemioterapico neoadiuvante. Uno è stato lo SVOG con un'evidenza
ovviamente significativa della chemioterapia neoadiuvante associata alla cistectomia rispetto alla sola cistectomia, e poi il trial dell'ORTC, che in realtà inizialmente aveva dei dati un po' controversi, ma poi l'aggiornamento del 2011 mette in evidenza anche in questo caso un impatto significativo sulla sopravvivenza. Tutti questi trial sono stati fondamentalmente oggetto di più revisioni, ma soprattutto di diverse meta-analisi. La prima meta-analisi è quella del 2005, che fondamentalmente ci dice che quando utilizziamo una chemioterapia che deve essere, questo è fondamentale, a base di cisplatino con intento neoadiuvante, impattiamo significativamente sulla sopravvivenza dei nostri pazienti. Questo è il trial ORTC di cui vi faccio vedere rapidamente l'aggiornamento del 2011, e vedete che anche questo mette in evidenza come ci sia una 6% di differenza a 10 anni se applichiamo il trattamento combinato. Cosa vuol dire questo in termini pratici? Beh, forse visivamente questo 5-8% di cui abbiamo già parlato sia io che il collega urologo può essere meglio interpretato. Ho preso in prestito questa diapositiva che fa sempre vedere un esperto nazionale di tumori della vescica, Fabio Calabro, l'amico Fabio Calabro, e vedete quanto possiamo aggiungere fondamentalmente in termini di sopravvivenza al nostro paziente se utilizziamo il trattamento chemioterapico neoadiuvante associato alla cistectomia rispetto alla sola cistectomia. Ma se neoadiuvante deve essere, e se tutti concorderemo alla fine, o già concordiamo su questo tipo di approccio nel paziente, ovviamente considerando il tipo di paziente che abbiamo davanti, dobbiamo ovviamente chiederci quali sono i pazienti che rispondono maggiormente al trattamento chemioterapico neoadiuvante. Beh, tutti i dati ci dicono fondamentalmente che il paziente che raggiunge un R0, quindi un T0 alla stadiazione post cistectomia, è quello che risponde maggiormente in termini di sopravvivenza rispetto al paziente invece che ha ancora residuo tumorale alla cistectomia dopo trattamento chemioterapico neoadiuvante e cistectomia. Ovviamente tutto questo impone una valutazione molto complessa e molto precisa del paziente, perché il cisplatino sappiamo tutti avere una serie di effetti collaterali. Direi che il primo in ordine di importanza è sicuramente l'impatto sulla sua funzionalità renale. Noi oggi come oncologi, per applicare gli schemi a base di cisplatino, utilizziamo i cosiddetti criteri di Galski nel tumore della vescica, in particolare criteri che prendono in considerazione non soltanto il performance status, la possibilità di le comorbidità cardiologiche del paziente e l'impatto che il cisplatino può avere in termini audiometrici, ma soprattutto quello che è la funzionalità renale del paziente. Quindi tendenzialmente utilizziamo il cisplatino con una clearance della creatinina maggiore o uguale a 60 ml al minuto, e quindi questo deve essere una condizio sine qua non per poter applicare il trattamento chemioterapico neoadiuvante. Ma se consideriamo questo aspetto, non possiamo non riflettere su quelli che sono i pazienti che vediamo nei nostri ambulatori in valutazione multidisciplinare, pazienti che spesso sono anziani. Vedete come la diagnosi di tumore vescicale spesso avviene tra i 75-84 anni nella maggior parte dei casi, e quando parliamo di pazienti di questa età non possiamo non avere ben presente che è assolutamente fisiologica, passatemi il termine, una disfunzione della funzionalità renale che va di pari passo con l'incremento dell'età, e quindi questo in qualche modo può limitare la possibilità di applicare un trattamento chemioterapico neoadiuvante, che deve essere a mio parere valutato sempre, ma deve essere sempre valutato con attenzione di fronte al paziente che abbiamo davanti. Ma se trattamento neoadiuvante deve essere, se chemioterapia neoadiuvante può essere considerata un caposaldo nel nostro approccio multidisciplinare a questo tipo di patologia, non dobbiamo dimenticare che se il trattamento chemioterapico neoadiuvante è importante, deve essere importante, ancora più importante, come potete vedere da questi dati, una buona chirurgia. Quindi l'impatto della neoadiuvante è sicuramente importante quando viene fatta una buona chirurgia, ma soprattutto una buona chirurgia con un'adeguata
adeguato numero di linfonodi asportati, ma di questo sentiremo sicuramente parlare il collega urologo. E la domanda che oggi sempre di più ci poniamo, ma dopo un trattamento neoadiuvante possiamo non asportare la vescica? Beh, fino adesso la risposta è assolutamente dobbiamo continuare ad asportare la vescica, anche se ci sono dei trial clinici in corso, soprattutto con l'immunoterapia, che prevedono la cosiddetta conservazione d'organo, anche perché ci sono dei dati retrospettivi, questo è solo un esempio, uno dei primi esempi un po' più vecchi, che mettono in evidenza come in assenza di evidenza di malattia dopo un trattamento chemioterapico neoadiuvante alla TURB, quando si randomizza il paziente a cistettomia versus non cistettomia, spesso il paziente che non ha più evidenza alla TURB di malattia, all'analisi patologica del pezzo operatorio di cistettomia, può avere malattia microscopica all'interno della parete e quindi ovviamente a paziente che potenzialmente può andare in progressione in brevissimo tempo. Questo è sicuramente tutto vero, ma sappiamo anche che abbiamo imparato in questi anni a metterci al tavolo con gli urologi e i radioterapisti, tutti insieme, cercando di discutere in modo assolutamente alla pari quelle che sono le possibilità terapeutiche, ma a volte il paziente va direttamente al trattamento di cistectomia per varie ragioni. E allora a quel punto quando possiamo applicare una chemioterapia invece che deve essere, che può avere un intento adiuvante? Beh, i vantaggi della chemioterapia adiuvante è sicuramente la possibilità di avere di fronte il reale stadio patologico del paziente e poi la possibilità di trattare le micrometastasi in senso biologico in un momento in cui sono al minor carico possibile, perché non c'è più malattia macroscopicamente evidenziabile. Su questo alcune considerazioni vanno fatte, a mio parere. Beh, sicuramente il fatto comunque di aver ben presente una discrepanza tra quello che è lo stadio clinico e lo stadio patologico è qualcosa che accompagna un po' tutte le neoplasie, ma soprattutto neoplasie come quelle vescicali, che sono localizzate all'interno di una parete muscolare con un importante drenaggio linfonodale. Vedete, non si vede tanto bene, ma fondamentalmente questo studio mette in evidenza come lo stadio patologico spesso non vada di pari passo con quello clinico, e quindi avere a che fare con uno stadio patologico può indirizzarci maggiormente verso la personalizzazione del trattamento. Dall'altra parte, una delle paure e quindi dei vantaggi del trattamento adiuvante potrebbe essere il fatto di non dilazionare il trattamento chirurgico, quindi quello che rimane ancora oggi il gold standard di questo tipo di trattamento, di questo tipo di neoplasia. Questo è solo un esempio di alcuni studi che mettono in evidenza come, con casistiche ovviamente retrospettive, con un intervallo più lungo di 12 settimane tra la diagnosi e la cistectomia, in qualche modo può influenzare negativamente l'outcome. E quindi questo ci riporta a quella paura di intervento, di dilazionare l'intervento, che spesso è purtroppo è una paura soprattutto del chirurgo, ma è assolutamente comprensibile, assolutamente comprensibile. Gli svantaggi della chemioterapia neoadiuvante, sono intrinseci al tipo di intervento, perché la cistectomia è un intervento, è uno degli interventi, permettetemi, anche se non sono un urologo, di interventi più importanti dal punto di vista delle comorbidità a cui il paziente può andare incontro nel post-operatorio. Questo è soltanto un esempio di casistica del 2008 che mette in evidenza come a 90 giorni, vedete che il 30% dei pazienti entro 90 giorni dalla cistectomia va incontro a delle complicanze grado 2 e 5, e questo in qualche modo può inficiare in una percentuale direi molto elevata di pazienti l'applicazione di un trattamento chemioterapico adiuvante, che in alcuni casi potrebbe essere utile. I trial di adiuvante, anche in questo caso ve li risparmio, sono stati anche questi oggetto di una meta-analisi, una delle prime meta-analisi che poi è stata ripresa più avanti in anni più recenti, una meta-analisi che fondamentalmente mette in evidenza che c'è un vantaggio, ci può essere un vantaggio della chemioterapia adiuvante rispetto alla sola cistectomia, ma il potere di questa meta-analisi e di altre meta-analisi effettuate
fondamentalmente per una questione di disomogeneità della casistica degli studi e di scarso regolamento negli studi, un potere assolutamente limitato e quindi non si possono trarre delle conclusioni definitive. E allora finisco fondamentalmente rifacendomi alle nostre linee guida, quelle dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica, che ci dicono fondamentalmente come in pazienti con malattia da T2 a T4, il trattamento chemioterapico neoadiuvante, alla luce delle evidenze che abbiamo a disposizione oggi, debba essere sempre valutato in multidisciplinare e ovviamente targettato sul paziente che abbiamo davanti, ma in assenza di questo trattamento per varie ragioni deve essere valutato nel paziente con malattia linfonodale, stadio patologico o malattia T3 T4 una chemioterapia adiuvante post-operatoria. Grazie dell'attenzione. La parola all'urologo. Bene, Carmen, ci sei? Buonasera a tutti. Condivido un attimo lo schermo. Ok. Lo vedete? Sì, bene. Sì. Ok. Allora, innanzitutto grazie per l'invito e penso sempre che la multidisciplinarietà sia la chiave di lettura migliore per il trattamento, per la diagnosi e per il trattamento di pazienti, soprattutto di quelli complessi come possono essere quelli affetti da neoplasia vescicale. Non mi dilungherò tanto sulla parte introduttiva perché è stata già ampiamente affrontata dai colleghi e soprattutto da Marcello. L'idea che mi sono fatta nel presentarvi queste slide è quella di dare un taglio molto pratico, molto concreto, come tipico insomma di chi come me fa il chirurgo. Intanto nell'ambito dell'epidemiologia il muscle invasive bladder cancer rappresenta una grossa fetta all'esordio, perché parliamo del 35% dei pazienti con una sopravvivenza a 5 anni compresa tra il 40 e il 60%, un rischio di recidiva sistemica del 50%. Quindi quando ci troviamo di fronte a questa tipologia di pazienti in ambulatorio dobbiamo innanzitutto pensare di massimizzare, quindi trattare adeguatamente i nostri pazienti in termini di sopravvivenza, garantendogli però una buona qualità di vita, perché togliere la vescica ovviamente non è sicuramente non è né un intervento facile per il chirurgo né tantomeno per il paziente e i caregiver che poi si devono prendere cura del paziente. Quindi si sta facendo sempre più strada anche tra noi chirurghi il concetto della preservazione d'organo, anche perché, come abbiamo già detto prima e quindi non mi ripeto, la cistectomia radicale è un intervento gravato ancora da una percentuale estremamente elevata di complicanze anche nei centri ad elevato volume chirurgico. Forse in urologia la cistectomia radicale rappresenta l'intervento per il quale l'esperienza e il volume chirurgico del centro è direttamente correlato alla gravità delle complicanze e alla percentuale di riammissione in ospedale. Quindi è molto importante che i centri nei quali i pazienti vengono operati presentino un elevato volume chirurgico. Quindi proprio in questa logica, proprio perché essendo estremamente schietti anche un po' a causa della pandemia, non è che chirurgicamente si siano fatti dei grandi passi o ci siano state delle grandi innovazioni. Le tecniche chirurgiche, anche comunque grazie all'ausilio del robot, però fondamentalmente sono rimaste sempre quelle. Il dibattito per quanto riguarda l'estensione della linfadenectomia è ormai a favore di una linfadenectomia estremamente estesa, che ha un valore sia diagnostico che prognostico per il paziente, per cui l'attenzione si sta sempre spostando di più, in virtù di tutto quello che abbiamo citato prima, verso la preservazione d'organo. Quindi sicuramente la terapia trimodale, partendo da una chirurgia ottimamente eseguita per quanto riguarda la resezione endoscopica, può rappresentare sicuramente una valida alternativa per i nostri pazienti. Però, e qui metto una postilla fondamentale, dobbiamo avere due elementi fondamentali. L'urologo ci deve pensare alla terapia trimodale, perché volente o nolente è l'urologo il primo specialista che vede il paziente, tranne in casi
un pochino rari, però siamo noi chirurghi a vedere questi pazienti nei nostri ambulatori e ci deve essere una stretta collaborazione con il team multidisciplinare che deve essere comunque esperto nel trattamento di questi pazienti e delle complicanze che possono derivare dalla terapia. Il problema pratico qual è? Che la letteratura sicuramente non ci viene incontro, non abbiamo dei trial randomizzati di fase 3 che non sono stati fatti perché bisogna raggiungere dei campioni di pazienti estremamente numerosi per poter raggiungere dei risultati che poi possiamo utilizzare nella pratica clinica, perché esistono dei problemi oggettivi di randomizzazione e perché anche i pazienti, una volta che magari scoprono o comunque rientrano in un braccio dal quale poi ritirano il consenso, ovviamente rende tutti questi elementi rendono estremamente difficoltosa all'atto pratico ottenere dei dati di letteratura che poi possiamo utilizzare nella pratica clinica anche non solo in termini di numerosità. E non da ultimo, come ha citato prima il collega oncologo, abbiamo una discrepanza significativa oltre il 50% tra la stadiazione clinica e la stadiazione chirurgica. In più i dati di letteratura che abbiamo, oltre a non essere particolarmente numerosi per quanto riguarda il discorso della trimodale, sono estremamente eterogenei e nella eterogeneità coinvolgono pazienti che sono estremamente complessi, con un elevato numero di comorbidità, con un performance status sicuramente non favorevole perché sono pazienti anziani e diciamo gestiti in modo estremamente eterogeneo e con anamnesi anche urologiche per quanto riguarda il tumore della vescica estremamente complesse. Quello che noi sappiamo dai dati di letteratura è quello che un po' ci ha detto già il collega oncologo per quanto riguarda la chemioterapia, per cui non mi dilungherò sicuramente su questi dati che sono purtroppo, ahimè, estremamente limitati, e il succo dei dati di letteratura che abbiamo a nostra disposizione, con veramente delle meta-analisi che si contano sulle dita di una mano, e che sicuramente chemioterapia neoadiuvante e radioterapia con l'ausilio di chemioterapici radiosensibilizzanti nel contesto della terapia trimodale sicuramente devono essere presi in considerazione per il trattamento di questi pazienti, anche perché le percentuali di sopravvivenza tra i pazienti sottoposti a cistectomia radicale e trattamento trimodale sono sovrapponibili. Quello che differisce è la recurrence free survival, che è sicuramente a favore della cistectomia, ma questo può essere anche facilmente intuibile. Ci sono stati non tanto tempo fa alcuni colleghi, il gruppo di Zlotta, che ha provato a superare i limiti legati statistici al fatto che non ci fossero dei dati di letteratura utilizzabili nella pratica clinica, facendo delle analisi di propensity score, e fondamentalmente il risultato è stato quello di, sempre da un punto di vista molto pratico, considerando la disease free survival, l'overall recurrence rate e le percentuali di cistectomia di salvataggio, di prendere in considerazione il trattamento trimodale. Trattamento trimodale si sta facendo sempre più spazio per quanto riguarda anche le linee guida. Queste sono linee guida dell'NCCN che non lo citano come statement, ma parlano di chemioterapia neoadiuvante come parte di un trattamento trimodale, tenendo sempre ben presente un capitolo a parte che riguarda l'oncologia degli anziani, quindi l'oncologia geriatrica, che devono essere comunque sempre tenute in considerazione vista la complessità e le numerose comorbidità di questi pazienti. Più perentorio sono le linee guida dell'EAU uscite la scorsa settimana, laddove, come si può notare, il trattamento trimodale viene proposto come alternativa alla cistectomia, ma ci tengo a sottolineare l'elemento cardine della mia presentazione, che è la selezione dei pazienti. La selezione del paziente è il momento più importante per stabilire se effettivamente la terapia trimodale sarà efficace per i nostri pazienti oppure no. Quindi siamo forse giunti finalmente a una sorta di match, quantomeno da un punto di vista
ideale. Poi sappiamo che nella pratica clinica, nei centri magari un pochino più piccoli o a basso volume, questa idea della terapia trimodale forse fa ancora fatica ad essere attuata nella pratica clinica, però sicuramente qualche seme è stato sicuramente piantato. Quindi il concetto della selezione del paziente, però, che deve partire dall'urologo, non deve rimanere all'urologo, nel senso che l'urologo deve avere la possibilità e anche la capacità, l'input, se volete, mentale, di confrontarsi con i colleghi oncologi, radioterapisti e medici e avere un'idea del paziente, di quello che è il suo vissuto sociale e dei caregiver, anche magari con l'ausilio del personale infermieristico e amministrativo. Questo perché, come ormai viene sottolineato da tutte le linee guida, il fatto di lavorare in team multidisciplinare riduce gli errori di giudizio, massimizza i risultati riducendo la variabilità interoperatoria e soprattutto migliora la comunicazione non soltanto tra medico e paziente, ma anche tra i diversi specialisti. Quindi il concetto dell'accesso però alla terapia trimodale purtroppo dipende sia da caratteristiche cliniche del paziente, di cui ha parlato prima Vincenzo Favilla nel presentare appunto il caso clinico, ma anche da caratteristiche che non riguardano esclusivamente il paziente, cioè dipende se esiste la possibilità di attuare una terapia trimodale, se i sistemi sanitari ovviamente lo consentono e se c'è anche l'entroterra culturale sul quale agire, perché io credo che molti di noi che fanno i chirurghi abbiano gli ambulatori con alcuni pazienti che entrano chiedendo espressamente di fare la cistectomia. Quindi è importante distinguere nell'ambito della candidatura chirurgica, diciamo, di questi pazienti, i pazienti che non vogliono fare la cistectomia radicale, quindi che vogliono un approccio bladder sparing, e che sono quelli che probabilmente, anzi non probabilmente, andranno sicuramente meglio in termini di complicanze a medio e lungo termine e di overall survival, ma andranno comunque bene sia che facciano la cistectomia sia che facciano la terapia trimodale. Diverso è il concetto del paziente unfit, cioè un paziente che è unfit per la cistectomia radicale è unfit anche per la terapia trimodale. Perché? Perché ha tutta una serie di comorbidità, delle quali adesso parlerò velocemente, che probabilmente renderanno il decorso post-trattamento di questo paziente comunque complicato. Quindi unwell è estremamente diverso da unfit. Ricordiamoci che la sopravvivenza, comunque la qualità della vita anche dei pazienti che sono sottoposti a terapia trimodale, dipende dalle comorbidità di base, dalla situazione della malattia vescicale alla presentazione e dalla capacità, quindi dall'essere fit soprattutto a ricevere la chemioterapia con il cisplatino. Quindi pazienti che non vogliono o non possono fare la cistectomia radicale, ma che possono affrontare tranquillamente la terapia trimodale, devono essere sicuramente pazienti T2 senza CIS e con una buona funzione vescicale. Pazienti che hanno vesciche di capacità estremamente piccola, una sintomatologia severa, disurico in termini di sintomi di riempimento, sono destinati a non avere un buon decorso nel post-trattamento nell'ambito della terapia trimodale. Un altro elemento da tenere assolutamente in considerazione, che è fondamentale, è la good quality tour. La tour eseguita nel modo corretto, con un'accurata diagnosi anche da parte del patologo, è un elemento non soltanto diagnostico ma terapeutico, ma questo vale per il team trimodale, per la terapia trimodale, come per qualunque atto di resezione endoscopica di neoformazione vescicale anche in un muscolo infiltrante. Quindi per la terapia trimodale il chirurgo chi deve prendere in considerazione il suo ambulatorio? Quindi pazienti con una stadiazione clinica T2, N0, M0, tenendo presente la discrepanza però di cui vi ho parlato prima del 50% rispetto alla stadiazione chirurgica, una tour eseguita in modo adeguato, l'assenza di tronefrosi, l'assenza di CIS,
lesioni di diametro inferiore a 5 centimetri e tendenzialmente unifocali. Rimangono ancora oggetto di discussione pazienti sottoposti a radioterapia, la compliance del paziente e dei caregivers nel sottoporsi a tutti i controlli che poi il trattamento trimodale richiede. Da un punto di vista squisitamente anatomopatologico, la presenza di varianze istologiche o l'invasione linfovascolare sono ancora oggetto di dibattito perché non abbiamo dei dati sufficienti di letteratura. Ritornando e quindi stressando ancora il concetto della selezione, vi riporto i dati di questo studio di Giacalone di relativa recente pubblicazione, dove stringendo in modo estremamente selettivo i criteri, la sopravvivenza, l'overall survival a 5 anni è salita fino al 75%, quindi questo è un dato sicuramente da tenere in considerazione. L'altro dato sono sicuramente le nuove prospettive che ci stanno proponendo i nuovi studi, l'importanza ad esempio dei marcatori genomici che possono essere legati alla proliferazione cellulare, all'apoptosi, al danno di DNA correlati all'ipossia, soprattutto gli immune checkpoint biomarkers grazie agli studi ovviamente di immunoterapia, e per quanto riguarda la radioterapia, la presenza di un infiltrato infiammatorio all'interno del tessuto tumorale che sembra essere correlato appunto a una migliore risposta alla radioterapia, come ad esempio pone alla nostra attenzione questo studio del gruppo di Miyamoto, anche questo di recente pubblicazione del 2019, e questo sembra essere legato in parte all'attivazione delle cellule T, in parte all'attivazione del signaling dell'interferon gamma, che si rifà un pochettino a tutti quegli studi che riguardano le reazioni immunitarie nel tessuto vescicale dopo la terapia o in corso di terapia con BCG, quindi ancora una volta il ruolo del sistema immunitario. Non da ultimo, il ruolo del fumo non cessa soltanto nella prevenzione, ma anche nella risposta alla terapia. Sembra che i pazienti che continuano a fumare nonostante la malattia abbiano sicuramente dei meccanismi di resistenza alla terapia basata sul cisplatino. Quindi chiudo dicendo che il primum movens, anche da un punto di vista pratico, per quanto riguarda la terapia terminale e il risparmio d'organo, deve partire dall'urologo. L'urologo deve tenere in considerazione la terapia trimodale, non è un'alternativa per quei pazienti che sono unfit per la cistectomia, assolutamente. Non si può dire al paziente: siccome non puoi fare la cistectomia, allora ti faccio la trimodale, perché i pazienti che sono unfit per la grossa chirurgia rimangono unfit anche per la terapia trimodale, sono destinati a non avere un buon decorso, sia in termini di prognosi sia in termini di sopravvivenza. Aspettiamo i nuovi dati per quanto riguarda la letteratura, per quanto riguarda la risposta immunitaria e il profilo genomico. Grazie. Grazie mille, abbiamo una decina di minuti per la discussione che apriamo. Puoi tu, Giuseppe, aprire la discussione? Volentieri, ma diciamo interessante notare che la presentazione del caso clinico passa attraverso, diciamo, un percorso che è quello standard, cioè quello che succede da 30 anni fa è successo con questo paziente. Prima diagnosi T2 cistectomia secca, via. Senza tener conto di null'altro, perché avrebbe dovuto fare la chemioterapia neoadiuvante, avrebbe dovuto avere una presentazione come opportunità della terapia multimodale, fatto sta che è finita cistectomia radicale. Credo che ci sono delle cose interessanti che forse possiamo discutere sia con gli oncologi che con i colleghi urologi. La prima è che non abbiamo ancora una reale stima del beneficio della chemioterapia neoadiuvante, cioè non dobbiamo restare fermi a questo 5-8% di sopravvivenza, nel senso che esistono diverse analisi dei dati che ci fanno vedere che i pazienti che realmente hanno beneficiato della chemioterapia neoadiuvante sono quelli che poi hanno avuto un downstaging significativo fino alla completa risposta patologica. Quindi il primo quesito che vorrei porvi è: un paziente che fa una resezione endoscopica e ha alla restadiazione dopo la TUR una malattia non visibile all'imaging, quindi ci si attende uno stadio già T0, N0, M0, quello è un paziente che deve essere ancora considerato fit per la chemioterapia neoadiuvante da linee guida per, diciamo così, prevenire le micrometastasi, o quello è un paziente che, se portiamo al tavolo operatorio e operiamo d'amblè senza chemioterapia neoadiuvante, è destinato, e anche questo ci dice la letteratura,
ha una alta probabilità di sopravvivenza senza recidive. Cosa ne pensate? Sentiamo Marcello in primis, poi sentiamo anche un po' tutti. Ma ti ringrazio per la domanda, credo se ho capito bene tu dici il paziente che ha fatto una TURB e praticamente non ha più malattia macroscopica evidenziabile, dico bene? Sì, giusto. Credo che la risposta non possa essere assolutamente precisa. Quello che posso dirti è oggettivamente, se riflettiamo tutti assieme, ma sono disposto ovviamente a discuterne in modo multidisciplinare, se riflettiamo tutti assieme rispetto a quelle che sono le percentuali di ricaduta, l'impatto sulla sopravvivenza della sola cistectomia, certamente il fatto comunque di avere nel caso di cosiddetto downstaging fino a T0, quindi stadio patologico T0, un impatto così rilevante sulla sopravvivenza, io non credo che possa essere sottovalutato. Quindi sì, io lo condividerei comunque neoadiuvante per il concetto biologico della malattia micrometastatica. Scusami, il quesito forse è mal posto, mi sono spiegato male. T0 è già T0 con la TURB, per cui tu lo porti al tavolo, fa la cistectomia radicale, l'esame istologico è PT0N0. Quello è un paziente che avrebbe dovuto fare comunque la neoadiuvante? Ma direi di sì, assolutamente. E sì, perché è T0 macroscopico, ma tu non riesci in realtà ad avere né idea dello stadio vero, se è un T0 con la TURB, non conosci, in realtà conosci dopo l'intento, dopo la chemioterapia neoadiuvante, se è un T0 anche patologico, ma non puoi avere idea ad oggi con le nostre tecniche diagnostiche dell'evidenza della presenza, per esempio, di malattia micrometastatica. Io non ho tanti dubbi su questo. Posso fare una battuta? Sono quelli in cui funziona un po' meglio la neoadiuvante. Nel senso, quando abbiamo gli studi di fase 2 con le risposte complete, diciamo, non escludiamo che c'è stata una selezione di risposte complete ab inizio. Quindi sì, ma comunque sì, sono d'accordo, la neoadiuvante andrebbe proposta. Anzi, dal punto di vista dell'oncologo, la domanda non è a quale paziente faresti la neoadiuvante, ma a quale non faresti la neoadiuvante, perché noi ormai spingiamo per esempio per fare la neoadiuvante anche a chi ha un filtrato inferiore a 60. Tra 50 e 60, se il paziente è giovane, se ha 58, una buona idratazione con un certo tipo di attenzioni, la proponiamo lo stesso. Tra 50 e 60 c'è la possibilità anche di fare il cisplatino splittato, proprio per, sono dei regimi che dividono il cisplatino giorno 1, giorno 8, anche all'interno di trial clinici sono accettati, e nei trial clinici con l'immunoterapia neoadiuvante accettano appunto anche il cisplatino splittato, e si accettano pazienti con 50 di filtrato, anche perché se usassimo in maniera rigorosa i criteri per arrivare alla neoadiuvante, quindi un filtrato maggiore di 60, un certo tipo, il grande anziano, la neoadiuvante si farebbe a una quota minoritaria di pazienti. La gran parte non sono fit per il cisplatino, sono grandi anziani, abbiamo visto le tabelle, e quindi si cerca di spingere, come oncologi spingiamo per farla, ma non solo nella pratica clinica, anche negli studi, in cui di fatto di tutti quei criteri si accetta solo il performance status, ma obiettivamente il performance status di 2, cioè, e anche il discorso del filtrato è più elastico, si va da 50 a 60, si accetta se il clinico ritiene che. Darei anche la parola comunque a Vincenzo, come la vede lui, insomma, per parlare anche della sua realtà a Messina, ha presentato questo caso, come la vede lui. Quindi, io diciamo, poi avevo una domanda per Carmen. Alla luce dell'evidenza, invece, volevo chiedervi, in presenza però di una variante non uroteriale classica, come vi comportate? Perché sì, è vero, la neoadiuvante abbiamo delle evidenze forti ormai per l'istotipo classico uroteriale, ma se abbiamo una variante non uroteriale, sempre che il patologo sia adeguatamente performante in una turbia, darci esattamente una variante non materiale. Il problema è quello lì, per cui se fosse uno squamoso o se fosse un micropapillare, ecco, cosa mi dite sulla neoadiuvante in tal senso?
Ovviamente, se poi lascio anche la parola a Ugo, se parliamo di una variante, cioè di una componente al di sotto del 50%, io lo tratto come un urotiliale. Se invece è al di sopra del 50%, sicuramente nello squamoso i dati non sono assolutamente buoni. Non mettono in evidenza un effetto della chemioterapia neoadiuvante. Se si tratta di una variante neuroendocrina, prenderei in considerazione la neoadiuvante. C'è una meta-analisi che ha messo in evidenza che probabilmente qualche vantaggio nel variante micropillare adenocarcinoma potrebbe avere efficacia, ma sicuramente i dati sono assolutamente meno solidi. Non so, però lascio anche la parola a Ugo su questo, perché è un argomento molto controverso in oncologia sulle varianti in senso di terapia Sì, peripheretoria. ma io giro anche la domanda direttamente a Carmen per coinvolgerla anche, sentiamo il suo parere. Ma assolutamente sulla linea di Marcello, però io credo che l'elemento fondamentale sia che l'urologo abbia la possibilità di parlarsi con l'oncologo, e questo non sempre può succedere, soprattutto nei centri non accademici, quindi l'importante è il network. Il secondo elemento da tenere presente è che comunque dal momento in cui c'è una messa in nota per cistectomia, soprattutto adesso che abbiamo gli effetti della pandemia Covid, abbiamo comunque, se va bene, un mese di attesa, se non di più. Di solito nei centri, tra virgolette, normali, comunque ad discreto, ad alto volume, la cistectomia attende almeno 2 mesi. E quindi privare il paziente della possibilità di fare comunque la chemioterapia neoadiuvante nel momento in cui è fit significa abbassargli in modo significativo la sopravvivenza. Quindi non voglio minimizzare il concetto, ma se, tra virgolette, già che il paziente deve aspettare l'intervento, almeno faccia la chemioterapia nel frattempo, anche perché sul tavolo operatorio è sicuramente, avendo il vantaggio di lavorare con il professore ormai da tanti anni, in sala operatoria, non so se con gli altri colleghi urologi sono d'accordo, ma in sala operatoria il paziente che è sottoposto a chemioterapia, in termini di aspetto locale dei tessuti, di probabilità di sanguinamento, di friabilità del tessuto, benché non ci sia nessun dato di letteratura pubblicato al riguardo, ma credo che tutti gli urologi siano concordi nel dire che al chirurgo non cambia niente. Cioè non è che il paziente che ha fatto una chemioterapia ha un intervento che diventa tecnicamente più complesso. Quindi non fare la chemioterapia neoadiuvante significa o che veramente non c'è la possibilità di farla, o che c'è una malattia che è talmente aggressiva, ma in questo caso stiamo parlando veramente di una cistectomia di salvataggio, un'ematuria incoercibile, quindi casi estremamente selezionati, altrimenti tranne lo squamo cellulare che effettivamente non risponde alla chemio, ma risponde alla radioterapia, quindi sempre dall'oncologo radioterapista dobbiamo rivolgerci come urologi, ma va sicuramente proposta. Solo che è ancora molto difficile culturalmente da farlo capire a tutti gli urologi, secondo me. Dunque, sta per terminare il tempo, ma io prenderei alcuni minuti di extra time, innanzitutto perché c'è una domanda da parte dell'audience che in re relazione alla chemio immuno-neoadiuvante e quindi penso agli studi di chemio immuno-neoadiuvante, non so se Marcello vuoi rispondere tu. Un ruolo decisivo. Sì, cioè qual è il ruolo della Sì, chemio chiaro. immuno-neoadiuvante, cioè quelli che poi sono gli studi in corso di chemio immuno-neoadiuvante, ricordando poi anche che in futuro avremo un'immunoterapia adiuvante, ma insomma. Come giustamente Ugo ha detto, abbiamo già evidenza di un'efficacia dell'immunoterapia a scopo adiuvante. Ci sono tanti dati, tra l'altro, di gruppi italiani che hanno dimostrato, stanno evidenziando come l'immunoterapia anche neoadiuvante può avere un impatto dal punto di vista dell'outcome, delle risposte patologiche. La chemioimmunoterapia ha sicuramente un razionale importante in una malattia che spesso cisplatino sensibile,
e con le nuove evidenze dell'immunoterapia, dell'efficacia dell'immunoterapia in una patologia che per anni ha visto soltanto la chemioterapia col cisplatino come unico effetto, come unica arma terapeutica, sicuramente esiste un pesante razionale. Ci sono degli studi in corso, non è attualmente ancora ovviamente praticabile, aspettiamo gli studi. Se vogliamo si può aggiungere appunto che l'immunoterapia ha adiuvante, ha già dati da studi di fase 3 di un vantaggio sulla PFS. Credo l'FDA l'abbia approvato, l'EMA no, ma in futuro, diciamo magari tra un anno o due, lo standard potrebbe essere chemio neoadiuvante, cistectomia, immunoterapia adiuvante per dare il massimo. Se poi l'immunoterapia iniziarla già durante la neoadiuvante, come ha detto Marcello, è fonte degli studi in corso. Io avrei una domanda più urologica, nel senso che Carmen ha parlato che ci sono ormai evidenze che sull'importanza, perché per la buona uscita chirurgica, di fare una linfadenectomia estremamente estesa. Allora, estremamente estesa nelle realtà, diciamo, dei grandi istituti, delle grandi urologie, e magari più semplice, in tante realtà delle urologie che ci sono sul territorio che fanno cistectomie, perché ricordiamo che in Italia non c'è un limite, anche se un centro fa meno di 20 cistectomie all'anno, le fa. E quindi abbiamo urologie, non parlo del mio territorio, non voglio parlare del mio cerchio, ma tutti fanno cistectomie. Quindi questo, quindi, se si può definire, e come questo poi si riflette invece sulle cistectomie laparoscopiche robotiche che si cominciano a intravedere, ovvero sia, non sono un urologo, ma con robot in laparoscopia verosimilmente la linfadenectomia è estremamente estesa e più complessa da fare. Quindi come la vede la possibilità di fare la cistectomia con robot, e come questo poi si inserisce nella capacità di fare una linfadenectomia, quale ci direi tu, insomma? Non so se mi sono spiegato, forse mi sono un po' incartato. La domanda è chiara, se vuoi rispondo io e poi fai rispondere un po' a tutti, perché diventa un'esperienza. Relativamente alla linfadenectomia, il discorso rimane molto controverso. Può essere tutto spiegato ancora col fenomeno di Will-Rogers, non ci sono evidenze da studi randomizzati, l'unico randomizzato è il trial tedesco, che è underpowered sostanzialmente, per cui è stato criticato e rimane una cosa dibattuta. Aspettiamo ad agosto 2022 i dati dello SWOG trial, in cui hanno confrontato standard con super extended in caso di positività intraoperatoria, il che diventa qualcosa sicuramente di difficile da riportare nella pratica clinica, però il concetto è che almeno la linfadenectomia standard, che è quella fino alla biforcazione iliaca, cioè fino al cross ureterico, è pratica clinica. Ora, anche fare questa linfadenectomia fino al cross ureterico è operatore dipendente, perché tu puoi fare la linfadenectomia fino al cross ureterico e non pulire l'arteria ipogastrica, e chiaramente se la linfadenectomia vuoi farla pulendo anche l'arteria ipogastrica, aggiungi soprattutto in mani non esperte rischi, complicanze, emorragie intraoperatorie, necessità di dover correggere un sanguinamento e così via. Ti dico anche che la cistectomia, almeno presso il nostro centro, non si fa più a cielo aperto, cioè tutte le cistectomie sono robotiche. La linfadenectomia, e questo ormai è abbastanza dimostrato, ci sono diversi dati in letteratura, può essere se non altro parimenti estesa in termini di conteggio linfonodale con la procedura robotica. Non ho modo di dire che è più estesa, però potrei dirti che è più meticolosa. Sicuramente, diciamo, il vantaggio terapeutico di estendere oltre la linfadenectomia è qualcosa che avremo sempre difficoltà a dimostrare scientificamente, perché è difficile poi avere dati da studi randomizzati, per cui un conto è dire che se i linfonodi li trovi li devi togliere per stadiarlo e speri che la prognosi migliori, altro è dire che più ne togli in un paziente che clinicamente è N0 e poi risulta N0 patologico, ma l'N0 patologico, se ne hai tolti 25, ne hai tolti 100, non lo sappiamo se abbiamo fatto un lavoro migliore. Questo è quello che posso sintetizzare. Senti, sulla neovescica con robot? Beh, ormai è una pratica clinica, sì. Un pochino quello che forse abbiamo imparato è che dove è possibile si può fare un bilancio tra la necessità di fare una linfadenectomia completa e la necessità di preservare gli outcome funzionali. Ormai anche per la neovescica è possibile fare una procedura nerve sparing. I dati in termini di preservazione della funzione erettile sono incoraggianti, se non altro quanto la prostatectomia radicale in centri che la praticano routinariamente. È chiaro che se tu vuoi fare una neovescica con un intento nerve sparing, il paziente deve essere giovane, avere una funzione erettile preoperatoria valida,
essere motivato a questo, e chiaramente in questi pazienti la linfadenectomia non può essere estesa e demolitiva portando via tutto fino alla biforcazione aortica, perché rischi di portare via anche i gangli pelvici e quindi chiaramente di compromettere poi la funzione neurovascolare. Quindi anche questo, diciamo, è oggetto di... Quindi il paziente giovane, motivato, che ha una malattia unifocale da cui ti aspetti un PT0 all'esame istologico definitivo, questi sono i pazienti in cui, quando è possibile, non sto lì a scheletrizzare l'arteria ipogastrica, come invece si fa di solito nella linfadenectomia standard. Io credo questi siano comunque messaggi importanti, perché non credo che in tutte le realtà italiane quella che chiami comune pratica clinica sia comune, effettivamente comune pratica clinica da tutte le parti. Non penso che tutti facciano tutte le cistectomie robotiche, parlo anche della mia realtà, anzi sono curioso di sapere da voi quanti, cioè, visto che siete due centri di riferimento sicuramente, cioè, la fotografia in Italia, diciamo, non siete voi, ma è diversa, ma quante strutture, quanti centri fanno oggi quello che voi dite, cioè quanti sono i centri di riferimento alto volume per vescica e che sono in grado di utilizzare il robot da pratica clinica, incluse addirittura anche le neovescive vesciche? Cioè, state parlando del vostro centro di riferimento oppure di quante realtà in Italia? Sto parlando di quello che faccio io. Ma quanto è... Però non, aspetta, è importante però dare questo messaggio. Non è detto che sia meglio. Cioè, noi non dobbiamo far passare il messaggio che farla con robot significa fare meglio. Questa è una possibilità, nel senso che io ho a disposizione lo strumento, abbiamo un'expertise e lo faccio in questo modo. Ti posso anche dire però che i dati che stiamo tirando fuori dal randomizzato che si è concluso un anno fa, in cui abbiamo confrontato cistectomia robotica con cistectomia con ricostruzione totalmente intracorporea, cistectomia a cielo aperto, diciamo, le differenze non sono significative sui dati funzionali, quindi possibilità di preservare la continenza urinaria, possibilità di preservare diciamo la funzione erettile dove è indicato, sono dati sovrapponibili con la chirurgia a cielo aperto, per cui noi non abbiamo un messaggio chiaro per dire bisogna fare la cistectomia robotica. No, mentre la prostatectomia radicale, pur non essendoci letteratura, di fatto chi ha il robot ha dimenticato di farla con l'incisione chirurgica. Per la cistectomia non siamo in questa fase, cioè una cistectomia fatta bene, che venga fatta col taglio, che venga fatta con robot, è talmente importante la patologia e può essere talmente grave la prognosi che secondo me, purché sia fatta bene, l'importante non è farlo in maniera mini-invasiva. Guarda, grazie mille, non so se Carmen vuole aggiungere qualcosa. Sì, soltanto assolutamente d'accordo con Giuseppe. L'unica cosa, secondo me, sulla quale dovremmo riflettere è un pochettino la tipologia dei pazienti dei quali stiamo parlando. Cioè, un conto sono i pazienti candidati a neovescica, e quindi questo rientra all'interno della qualità di vita complessiva, dell'aspetto anche psicofisico, psicologico, se volete, funzionalità erettile. Ma non dobbiamo dimenticare che il centro, piccolo o grosso che sia, più della metà dei pazienti che noi vediamo sono pazienti veramente compromessi, che arrivano con malattie che poi all'esame istologico definitivo forse saranno il 10-20% quelli che sono il T2, perché sono quasi tutti T3 e T4. Io prima di essere in auxologico ho avuto una parentesi a Como e vi assicuro che i pazienti che arrivavano giù dai monti finivano tutti in uretero cutaneo, ma perché non c'era altra possibilità per la loro sopravvivenza. Quindi secondo me, un po' come succede per i dati di letteratura che io vi ho citato, bisogna stare attenti alla tipologia dei pazienti di cui si parla, perché non tutti i pazienti col tumore oltre il T2 della vescica sono uguali, e quindi non tutti gli studi sono confrontabili e utilizzabili poi per il confronto scientifico. Quindi ancora una volta, scusate se stresso, ma secondo me la parola selezione e precisione diventa fondamentale per parlare di questi pazienti. Allora, grazie mille, perché anche tutti questi sono, a mio avviso, contributi utili per il ragionamento degli oncologi italiani che sono collegati. Questo è un meeting dell'Associazione Italiana Oncologia Medica che si rivolge appunto agli oncologi, e l'approccio multidisciplinare fa sì che comunque si sia anche consapevoli di tutti questi temi, che in questo caso sono chirurgici, per poterli affrontare in una maniera più opportuna. Io direi di chiudere, abbiamo sforato di un quarto d'ora, però
era sicuramente di interesse. Per la chiusura non so se si è aggiunto Nico Silvestris, non lo vedo collegato, altrimenti niente, salutiamo e diamo appuntamento al prossimo incontro di IOM del mercoledì. Grazie a tutti, grazie agli speaker, grazie ai moderatori. Grazie a voi. Grazie a tutti. Ciao.